Mister Paolucci, nella sostanza, insomma, risultato a parte, cosa si aspettava di vedere oggi? Ma quello che ho visto, stamattina abbiamo lavorato, anche tanto, quindi per noi oggi era solo una partita di allenamento contro una squadra di Serie B, penso che il modello abbia fatto discretamente bene. Noi dobbiamo pensare al campionato, che sono partite che fanno, sono belle da fare, però ecco, il nostro obiettivo è il campionato. Un'ampia rotazione, l'obiettivo del campionato, che tipo di sfida ha raccolto quando è stato chiamato in causa? Beh, una sfida difficile, il C2 di quest'anno è un campionato difficilissimo, particolare, perché ci sono 8-9 retrocessioni, quindi non è facile, non è semplice, è un campionato, ripeto, molto difficile, ogni partita è una battaglia tra virgolette, già domenica noi con Martina è una sfida decisiva, insomma. È uno scontro diretto, ce ne saranno tanti in questa prima fase del girone di ritorno. Concretamente cosa state pensando? Salvezza diretta o play-out? No, salvezza diretta, anche perché ci stiamo rafforzando, abbiamo preso secondo me due giocatori importanti, abbiamo preso Anine, preso Angius, abbiamo preso Stomelis, che è un ottimo giocatore, abbiamo preso Lisi e verrà qualcun altro ancora. Quindi la squadra sia come organico che come qualità penso che sia molto migliorato da quando sono arrivato io, quindi questo fa per sperare per il futuro. Girone infernale a parte, visto il regolamento, il livello di questa C2? Beh, quest'anno penso che sia un ottimo livello, forse tolto magari le 5-6 squadre di C1, si può dire che la C2 è più forte della C1, insomma, in particolare, perché in C2 giocano parecchi giovani. In C1 invece sono giocatori, in C2 ci sono giocatori importanti che sono scesi dalla C1 appunto perché parecchie squadre vogliono salvarsi e vogliono rimanere in Serie C. L'impressione è che vi sia mancata continuità fino adesso? Ma da quando, risultati? Sì, da quando sto qua io, da 5 partite, abbiamo fatto una sola sconfitta domenica a Sorrento, meritavo molto di più di quello che abbiamo fatto, prodotto in queste 5 partite, quindi sono abbastanza soddisfatto, ripeto che non è facile, è un mese e mezzo che sono qui e stiamo cambiando anche molto in questo momento, quindi dobbiamo lavorare a testa bassa perché solo col lavoro si possono ottenere risultati. Dal pomeriggio del Francioni, quali indicazioni positive, giocavamo con una squadra di Serie B. No, insomma, ma che cercava? Che cosa voleva vedere? Beh, cercavo una quadratura di squadra, abbiamo migliorato sotto il profilo di squadra, commettiamo ancora tanti errori, però ecco, stiamo, secondo me, specialmente nel primo tempo, sulla strada di lui. Che le è piaciuto il primo tempo, per dire? Mi è piaciuto, diciamo, ecco, la compattezza di squadra, un po' meno nelle ripartenze perché eravamo troppo solisti, insomma, che dovevamo giocare un pochettino più da squadra e giocare più insieme lì davanti. Anche un solista, no? Montella era quello che dava profondità, io penso che anche se ci sceglie il conto penso che se do la palla e vado nello spazio sono più veloci. Vista per la prossima partita, problemi di formazione o a tutti gli speriamo di no, per adesso no, abbiamo tutti a disposizione. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei.